Cominciamo invece con un italiano importante, si chiama Alessandro Vespignani, che chiamo qua sul palco con me. Alessandro, professore della Northeastern University. Professore, come ti chiamiamo? Vieni. No. Dottore, vieni qua. Tra l'altro ho scoperto che eravamo all'Università di Roma negli stessi anni ed eravamo anche vicini di edificio, perché io ero a Scienze Politiche e lui era a Fisica, facendo delle cose un po' più serie di queste. Allora, il tuo discorso di oggi, con cui apriamo questa conferenza e finalmente cominciamo a parlare di cose serie, l'ho intitolato? Big Data and the Living Web and Complex Systems, in qualche modo mi hanno dato un mandato molto complicato Di di aprire introdurre il tema. e di capire perché l'accademia e la scienza hanno a che fare con Big Data. Senti, prima di cominciare, come sei finito a Boston? Partito 15 anni fa dall'Italia e poi ho cominciato peregrinazioni tra Stati Uniti, Olanda, Francia. Alla fine sono finito a Boston e adesso comunque collaboro con la Fondazione ISI a Torino, quindi in Sei, realtà quindi c'è un collegamento. faccio il commuter tra l'Italia e gli Stati Quindi Uniti. non sei proprio un cervello in fuga. No, Un cervello sono in prestito, diciamo. Va bene, stato buon delocalizzato. Mille discorso. Riccardo. Ti vado a sentire. Allora, vediamo se il mio laptop dovrebbe apparire. Benissimo, va bene. First of all, let me apologize to my colleagues and friends. I will speak in Italian, I hope. The round probably will just switch to each of us. Grazie mille per questo invito, è molto molto diciamo stimolante essere qui tra voi. Appunto, quello che mi è stato chiesto è di cercare in qualche modo di dare il setting della giornata e di cominciare a parlare di big data, dove i complex system entrano nella parte di big data, quali sono, Riccardo parlava predizioni, cercherò di fare degli esempi di che cosa si può fare con i big data. E parlando di predizioni, fatemi partire da questa slide. È qualcosa che il microfono funziona? Io sa Se riusciamo, non c'è un microfono di quelli, diciamo, col collarino, le cose un po' più meno invasivo di questo. comunque, questo già va molto meglio. Queste, diciamo, è la classica slide che parla delle previsioni meteorologiche. A me non mi piace di parlare di oroscopi, qualche cosa che, diciamo, è completamente astruso dalla parte scientifica, mentre invece la meteorologia è qualcosa a cui tutti siamo assolutamente abituati. La meteorologia è quello che per voi è diventata una cosa, per tutti è diventata una cosa completamente abituale. Noi premiamo qualche tasto sul computer e sappiamo quale sarà il tempo domani. E tutto questo è stato costruito attraverso 2 secoli di lavoro scientifico enorme, che parte, diciamo, dalla teoria cinetica dei gas 200 anni fa e ovviamente passa per l'acquisizione di dati. I dati sono una delle parti fondamentali della meteorologia. Senza dati noi non possiamo fare previsioni. Ovviamente questi dati vanno integrati con enormi modelli matematici, vanno messi su dei super computer in modo che noi riusciamo a fare delle grandi simulazioni che ci permettono, come dire, di anticipare quello che sarà poi lo svolgimento degli eventi meteorologici e cerchiamo anche di capire qual è la reale importanza della meteorologia. In molti casi la meteorologia non è quello, diciamo, quale sarà il tempo domani mattina e se devo prendere l'ombrello o no. La meteorologia è quello che ci permette, per esempio, di anticipare la traiettoria delle tempeste, degli eventi, diciamo, di grande magnitudine, che sono ovviamente ci permettono di fare i planning per evacuazioni e ovviamente di salvare vite umane. Ora, una delle cose, se voi ci pensate un secondo, una delle cose abbastanza stimolanti è come mai noi siamo riusciti in questi 2 secoli in qualche modo a diventare così bravi nelle previsioni meteorologiche, in un sistema che in fondo è di una complessità, di una complicazione enorme, e invece c'è tutta una serie di fenomeni che noi non riusciamo in qualche modo, come dice Riccardo, a prevedere, cioè in qualche modo non abbiamo delle previsioni quantitative. E qui parlo per esempio della diffusione delle malattie emergenti, delle epidemie, ma possiamo parlare dell'evoluzione dell'internet.
nei prossimi, una volta, beh, alcuni anni fa si diceva nei prossimi 10 anni, oramai probabilmente nei prossimi 5 anni un paio di miliardi di persone si uniranno a noi su internet, arrivano dall'India, dalla Cina, e ci sono ovviamente diciamo degli esperti, dei guru che dicono che l'internet crollerà sotto il peso di questa nuova massa, perché proprio il sistema, diciamo, il Border Gateway Protocol a un certo punto collasserà, e ci sono altri pensatori, anche loro illustrissimi, che dicono invece che internet neanche si accorgerà di questi 2 miliardi di persone. Ora, queste sono due previsioni completamente opposte, divergenti, ed è possibile che non ci siano è stupefacente che non ci siano indicazioni quantitative del perché possiamo andare verso una direzione o l'altra. E poi ci sono molte altre cose, cioè perché non si riesce mai ad avere una previsione o un assessment quantitativo del successo di quella che può essere un'applicazione web, un nuovo social network, la previsione della diffusione delle idee, della conoscenza, delle mode, cioè c'è una serie di eventi, tantissime cose dove ci piacerebbe avere questo potere, ma non lo abbiamo. E qual è l'origine di tutto ciò? L'origine di tutto ciò è in qualche modo il fatto che noi, mentre nella meteorologia lavoriamo con un sistema che è solamente un sistema fisico in qualche modo, quando parliamo di questi sistemi, e parliamo dalle epidemie fino alla diffusione della conoscenza, parliamo di sistemi tecnosociali, cioè di una interconnessione tra la nostra attività come esseri umani e poi delle infrastrutture che possono essere tecnologiche o in alcuni casi dei sistemi biologici. Ora, cosa vuol dire? In qualche modo quello che stiamo dicendo è che il grande problema è che gli agenti sociali, cioè noi, non siamo degli atomi. E in qualche modo questa è stata anche la grande obiezione delle scienze sociali per lungo tempo. In qualche modo, mentre noi possiamo discutere e comprendere le equazioni che determinano il moto degli atomi anche nelle situazioni più complicate come un fluido turbolento, non siamo in grado in qualche modo di avere lo stesso tipo di descrizione meccanicistica e fatta di leggi in qualche modo fisiche per i sistemi sociali. Ora però tutto questo in qualche modo non è vero, e addirittura gli scienziati sociali circa 100, oramai più, quasi 100 anni fa, all'inizio del Novecento, parlo di Lundberg, di Moreno, e non voglio andare indietro ad altre persone, invece prospettavano l'idea dell'atomo sociale, cioè dell'idea di costruire una fisica dei sistemi sociali che, partendo dall'atomo sociale, dall'individuo, guardasse poi alle molecole sociali, la famiglia, il posto di lavoro, e poi riuscisse a portare questa conoscenza sul piano invece dello stato aggregato, cioè della società. Ovviamente in questo processo facciamo esattamente quello che si fa in fisica, cioè io perdo il potere di descrivere ciascun individuo, ma passando a una descrizione statistica su numeri enormi, riesco ad avere una descrizione del fenomeno collettivo sociale e quindi ad acquisire un potere predittivo. E quindi, mentre io non riuscirò mai a prevedere il moto di ogni atomo all'interno di un fluido, di un materiale, posso prevedere quali sono le sue proprietà, posso prevedere che cosa succederà per esempio nella meteorologia senza dover seguire ogni molecola di acqua degli oceani o dell'atmosfera. Ovviamente questa è una cosa, è abbastanza ambizioso come piano, e per molto molto tempo si è detto questo è impossibile, e fondamentalmente per motivi che sono nelle scienze sociali erano anche criticati in una maniera diciamo filosofica, cioè c'è una differenza, cioè noi come esseri sociali abbiamo, diciamo, il nostro pensiero, abbiamo il nostro essere politici, esistono leaders, esistono tutte le varie cose che fanno sì che un sistema sociale non sia un sistema fisico. E quello che è successo negli ultimi direi 20 anni in qualche modo è che ci sono stati 2 grandi cambi di marcia che hanno spostato il nostro modo di vedere i sistemi sociali. Cioè, il primo è la scienza dei sistemi complessi e in qualche modo l'uccisione del mito dell'ape regina. E l'altra parte, ed è qui che io unisco i sistemi complessi ai dati, l'evidenza che siamo entrati in quella che viene definita l'era del diluvio di dati.
Fatemi dire due, diciamo, dettagliare per pochi minuti entrambe le cose. Che cos'è la scienza dei sistemi complessi? La scienza dei sistemi complessi è l'idea che noi, guardando a sistemi formati da milioni di individui, anche se questi individui interagiscono con delle regole estremamente semplici, l'effetto macroscopico a livello collettivo può essere estremamente complicato. Cioè, in qualche modo, i sistemi complessi, la scienza dei sistemi complessi ci insegna che per avere fenomeni assolutamente complessi e interessanti non devo per forza avere quel tipo di tensione che è, per esempio, l'idea dell'individuo che dove c'è un leader, di un sistema sociale dove c'è un leader, dove c'è un dibattito politico e così via. Ovvero, l'ape regina non esiste. E questa è una cosa che noi sappiamo, cioè mentre per lungo tempo si diceva c'è l'ape regina, ci sono le api operaie, poi le api soldato, tutto questo non è vero. Cioè il sistema si auto-organizza attraverso semplicissime interazioni degli insetti per poi creare una struttura sociale di complicazione enorme. E l'esempio classico che io faccio è sempre quello dei termitai. I termitai possono essere alti fino quasi una decina di metri. Sono degli oggetti che i termitai vivono in aree estremamente calde, dove le termiti per vivere fondamentalmente devono costruire un sistema di aereazione che attraverso la convezione dell'aria dal terreno e così via riescono a creare un sistema di condizionamento del termitaio. Ora, come voi potete immaginare, nessuna termite è un ingegnere e ha un'idea di come si costruisca una cosa così complessa. Tuttavia, attraverso le semplici interazioni di queste termiti, che sono delle interazioni realmente banali, quando ce ne sono milioni di termiti e quando il sistema diventa così complesso per il numero di agenti che lo compongono, noi riusciamo a costruire questo tipo di cose. Ora, i sistemi complessi ci permettono quindi di immaginare che l'importanza del singolo individuo sia molto minore di quella che abbiamo sempre pensato per lunghissimo tempo e in qualche modo usare questa cosa per ribaltare appunto le obiezioni che venivano fatte all'idea di prevedere i sistemi sociali, cioè di avere una descrizione quantitativa dei sistemi sociali. Un altro esempio classico è quello dell'internet. Internet, e qui parlo proprio dei computer, dei router di internet e di come sono connessi tra di loro, è uno dei primi artefatti umani, cioè un sistema che è ingegnerizzato, è fatto di tecnologia, che però si è completamente auto-organizzato e si è auto-organizzato in una maniera tale che alla fine degli anni 90, ad alcune domande delle agenzie degli Stati Uniti, qual è la mappa, possiamo avere una mappa di internet, siccome è diventato un oggetto molto importante, ci piacerebbe avere una mappa dettagliata di internet, nessuno nella comunità scientifica, nella comunità ingegneristica ha potuto dare una risposta. E sono partiti una serie di progetti scientifici che in qualche modo si pongono come obiettivo da una decina d'anni di misurare internet esattamente come se fosse un sistema delle scienze naturali, cioè in qualche modo l'uomo in questo sistema auto-organizzato che è l'internet ha creato qualche cosa che diventa assimilabile a un sistema naturale. E nonostante siamo noi costantemente gli attori dentro l'internet, tuttavia l'internet in sé ha una vita propria, in qualche modo, che è esattamente quella di un sistema complesso. In qualche modo internet è un paradigma adesso dei sistemi complessi. Così tanto che le sue funzioni, mentre inizialmente internet era stata pensata come un sistema per costruire una rete informatica che potesse resistere ad attacchi termonucleari sull'apparato della difesa degli Stati Uniti e dei suoi alleati, al momento attuale si riesce a dimostrare che è un sistema estremamente resistente a tutti quelli che sono i danneggiamenti casuali che ogni giorno vive internet, cioè dei router non funzionano, spariscono dalla rete, ritornano nella rete, e invece estremamente fragile a un attacco così mirato e come quello che potrebbe essere un attacco invece termonucleare. E questo perché? Perché l'internet si è autoevoluta in modo di ottimizzare se stessa per quello che è il suo lavoro quotidiano, in una maniera che è assolutamente evolutiva, e siccome non ha mai dovuto
a fare esperienza di attacchi termonucleari, ovviamente l'internet ha deciso di avere una delle proprietà completamente diverse. Ora, questo è una cosa molto importante che ci cambia la nostra visione dei sistemi sociali. L'altra parte è il diluvio di dati, cioè in qualche modo l'altra grande obiezione delle scienze sociali era: beh, però tu mi stai chiedendo di acquisire una conoscenza quantitativa sui singoli individui, su 1 miliardo di individui e le loro interazioni complesse, ed è impossibile. Se voi pensate, le scienze sociali hanno lavorato per decine di anni con questionari faticosissimi in cui avere campioni di 100 persone da seguire per 10 anni era una specie di lavoro titanico, e in qualche modo l'idea di dire io costruisco una fisica dei sistemi sociali diventa molto complicato. Beh, quello che è cambiato negli ultimi 10 anni, e qui entra il big data, qui entra, diciamo, la scienza dei dati, data science come diciamo adesso, è l'idea che invece proprio le tecnologie informatiche, internet, tutto quello che siamo riusciti a creare con la tecnologia mobile, sta diventando un modo per studiare i sistemi sociali in una maniera che è completamente nuova, innovativa e rivoluzionaria. Perché? Perché mentre prima seguire i movimenti di 100 persone era un problema, adesso basta chiedere a qualunque provider di telefonia i dati della mobilità nelle celle dei vostri telefoni portatili, per avere delle mappe dell'interazione, delle comunicazioni e della mobilità umana per milioni di individui. Quindi fondamentalmente noi acquisiamo delle descrizioni della società che sono assolutamente nuove e ci permettono finalmente di costruire questa fisica dei sistemi tecnosociali. Fatemi dare alcuni esempi. Questo è un esperimento che viene portato avanti nella Fondazione ISI da Ciro Cattuto, Marco Quaggiotto, Wouter van der Broek, molti collaboratori, che è fondamentalmente l'idea di costruire alla microscala delle mappe molto molto dettagliate dei contatti umani. Cioè, quindi cosa si fa? Qui c'è il volume che però probabilmente... c'è questa musica... e questi piccoli RFID tag sono degli RFID attivi che fondamentalmente, come vedete, sono estremamente discreti, estremamente piccoli, ma in qualche modo, e non voglio entrare nei dettagli tecnici, registrano le interazioni faccia a faccia degli individui. E questa è una visualizzazione di quello che uno può ottenere guardando, per esempio, a un evento come una conferenza, più o meno quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Come vedete, qui ci sono le sale della conferenza, poi c'è un'area di ristoro, caffetteria e così via. Come vedete, questi badge misurano realmente i contatti faccia a faccia, che sono quei link che voi vedete. Ora, in questa visualizzazione vedrete all'inizio c'è uno speaker che sta parlando. Questi contatti sono estremamente plastici. Perché? Perché ci sono solamente dei contatti tra persone sedute che stanno parlando. E poi, come vedete, siccome il talk è finito, tutti si stanno spostando nel bar, e quindi, come vedete, c'è un'intensa attività sociale di tutte le persone, e potete osservare qual è il contatto faccia a faccia degli individui, misurare qual è l'intensità dell'interazione. E qui stiamo parlando del livello in un setting che va su risoluzioni dei 20 secondi. Fatemi mostrare qualche cosa ad un livello di risoluzione diverso. Questa è la notte della musica a Parigi, e queste sono tracce fondamentalmente di telefonia mobile. Questi segnali, questa è la registrazione fondamentalmente dei telefonini delle persone che stanno e che quindi tracciano la mobilità dei singoli individui nella notte della musica a Parigi. Vedete, è possibile in qualche modo tracciare il movimento, questi segnali gialli all'interno della città, per poi vedere dove sono i luoghi interessanti di questa serata. Vedete, ci sono delle esplosioni che sono praticamente dei fuochi di artificio. Questa cosa non è una soluzione grafica molto intelligente per mostrare in realtà gruppi di persone che entrano nella metropolitana ed escono poi ad un'altra fermata della metropolitana, perché fondamentalmente i telefoni perdono segnale una volta che sono all'interno. E poi ci sono altre... altri dati che invece sono a livello macroscopico, e queste sono le tracce, per esempio, di tutti i voli...
qui sono sugli Stati Uniti, singolo aereo per singolo aereo, che è fondamentalmente quindi del movimento dei passeggeri a livello internazionale. Ora vedete, negli Stati Uniti è notte, fondamentalmente non ci sono più voli, e poi vedrete che si accende la costa est, gli stati centrali, la costa ovest, poi c'è l'invasione dei voli che arrivano dall'Europa. Quindi in qualche modo qui abbiamo un altro set di dati a una scala ancora diversa, che è quella globale, quella mondiale, che ci permette di costruire di nuovo un'altra mappa della mobilità e delle interazioni, però questa volta su scala globale. Ora, come potete immaginare, è possibile, se noi lavoriamo e cominciamo ad integrare queste scale, è possibile immaginare di avere una specie di tomografia della società, dalla scala più microscopica alla scala globale, fino addirittura poi ad arrivare ad aspetti diversi. Questa per esempio è la rete di co-ownership delle istituzioni finanziarie nel mondo, che in qualche modo ci sta mostrando, diciamo, la dinamica degli scambi commerciali delle grandi potenze economiche. Come vedete, tutti questi dati una volta era difficilissimo non solo ottenerli, ma maneggiarli, integrarli, mapparli uno sull'altro. Adesso finalmente siamo in grado invece di averli e di farne scienza, una scienza che è completamente nuova. Una cosa che è importante dire a questo punto è che tuttavia tutto ciò non è semplice. Potrebbe essere, diciamo, uno dice, va bene, avete i dati, c'è una grande centralità delle reti, puoi misurare tutto, a questo punto c'è tutto. Questo non è vero. Ovviamente l'integrazione di questi dati è estremamente complessa, la scienza dei sistemi complessi ha ancora molta strada da fare. C'è il problema che questi sistemi sono assolutamente eterogenei, sono assolutamente diversi, la loro integrazione è problematica, e dobbiamo adottare dei punti di vista nuovi nel momento in cui ci lavoriamo. Ad esempio, e qui vi voglio dare un semplice esempio, vogliamo lavorare e cercare di capire la diffusione delle malattie. Sulla vostra sinistra voi vedete che cosa è successo per la peste nera nel 1400. Fondamentalmente la peste arriva sulle coste dei Balcani, in Italia, in Spagna, e poi attraversa il continente europeo fondamentalmente come un'onda. È come gettare un sassolino in uno stagno e vedere un'onda che si propaga. È addirittura possibile calcolare la velocità di propagazione di quest'onda, che è di circa 6 km al giorno. Potete immaginare qual è l'origine di questa velocità. Sono le persone, a quel tempo fondamentalmente gli scambi, la mobilità umana era basata dalle persone che andavano da un villaggio all'altro per gli scambi quotidiani. E quindi, diciamo, è semplice, addirittura possiamo descrivere in una maniera matematica attraverso equazioni che conosciamo e che fanno parte del nostro bagaglio della biologia matematica questo sistema. Se guardiamo all'epidemia della SARS nel 2001-2002, abbiamo uno scenario che è completamente diverso. La SARS parte dalla Cina, arriva a Hong Kong, da Hong Kong va negli Stati Uniti e in Canada, da lì torna di nuovo in Thailandia e nel Far East, poi l'Australia. Vedete che c'è un pattern che è completamente diverso e sembra assolutamente folle, assolutamente rumoroso, in una maniera impredicibile. Perché? Perché quello che abbiamo in questo momento adesso è che la mobilità umana non è più quella dei semplici scambi commerciali tra un villaggio e il villaggio vicino, ma è la mappa della mobilità intercontinentale degli uomini. Milioni di individui viaggiano ogni giorno, e se noi vogliamo capire come si diffonde una pandemia nel 2000, dobbiamo cercare di in qualche modo craccare, di riuscire a decodificare come la nuova mobilità che abbiamo degli individui determini la diffusione delle malattie. E questi sono grandi, grandi problemi. In realtà stiamo parlando di una scienza che, passando da sistemi matematici completamente, tra virgolette, usuali, riesce a costruire una matematica dei sistemi discreti, delle reti, che è completamente, soprattutto della loro componente stocastica, in una maniera completamente innovativa. E qui mi piace dire che entra un'altra parte del big data, cioè quella che è la parte delle scienze computazionali. Cioè, quando lavoriamo con sistemi così complessi, parliamo anche di sistemi che non hanno più
dove non si applica più il pensiero lineare. Che cos'è il pensiero lineare? Il pensiero lineare è il pensiero in cui se io esercito una piccola perturbazione al sistema, il sistema avrà un piccolo cambiamento. Esercito una grande perturbazione sul sistema, il sistema subirà un grande cambiamento. Normalmente in sistemi così complessi, come noi dobbiamo affrontare oggi, in realtà questo non è quello che succede. In molti casi, a piccole perturbazioni, noi abbiamo la creazione di fenomeni di valanga, dello sviluppo di quello che si chiama in altri campi anche il rischio sistemico, cioè l'idea che delle piccole perturbazioni cominciano a viaggiare attraverso il sistema, amplificandosi e creando dei grandi cambiamenti al sistema. Quindi in qualche modo tutto il nostro modo di pensare lineare in questi sistemi non è più valido e dobbiamo usare da una parte matematiche e scienze diverse, ma dall'altra parte il computer in una maniera che è completamente diversa. È quello che negli Stati Uniti è stato definito il computational thinking, il pensiero computazionale. Cioè il computer non è più solamente uno strumento per fare dei calcoli, ma il computer diventa un laboratorio in cui noi creiamo dei sistemi artificiali e facciamo degli esperimenti che ci permettono di studiare il sistema e i loro comportamenti in una maniera nuova, nel computer stesso, e quindi il computer diventa una specie, è stato definito anche un macroscopio, cioè a differenza del microscopio che a un certo punto ci ha permesso di accedere ai sistemi microscopici, alla biologia della cellula, il computer è il sistema adesso che ci permette di accedere al comportamento dei sistemi macroscopici, dei sistemi collettivi, in una maniera completamente nuova. In più c'è anche il fatto che questo pensiero computazionale ci permette di giocare con degli esperimenti, quali ad esempio la diffusione di un'epidemia, che non è qualche cosa che noi potremo mai fare nella realtà. Noi non vogliamo andare ad inoculare il virus all'interno di una popolazione per vedere cosa succederà nella diffusione di un virus, quello invece lo possiamo fare in un computer. Ora, negli ultimi, credo di avere pochissimi minuti, io non so se qualcuno mi... No, 5 minuti, andiamo bene. Quello che vi voglio far vedere è un esempio e andare verso proprio la direzione che diceva Riccardo, cioè ma possiamo fare delle previsioni davvero? Cioè tutto questo manifesto che io vi ho proposto ha delle applicazioni che in qualche modo delle storie di successo che possiamo portare avanti? Beh, quello che noi abbiamo fatto, per esempio scientificamente negli ultimi 10 anni, è di dire cerchiamo di affrontare un problema relativamente più semplice, che è appunto quello della diffusione delle malattie. Perché più semplice? Perché fondamentalmente le malattie hanno 2 ingredienti, le malattie infettive. Uno è la parte biologica, che in qualche modo è ben conosciuta da tutti quelli che sono gli studi clinici e la parte epidemiologica sul campo. E dall'altra i contatti tra persone, dove il contatto qui è realmente il contatto fisico, il fatto che io sia insieme a voi in questa sala, che noi parliamo durante i coffee break, che dopodiché alcuni di voi saliranno su aerei e torneranno in altre città, in altri continenti. Questo è quello che permette, noi siamo diciamo i trasportatori degli agenti patogeni, e quindi in qualche modo se noi abbiamo una mappa della mobilità umana, noi possiamo finalmente pensare di dire, integriamo questa mappa con la biologia del sistema, della malattia, del virus o del batterio, e cercare realmente di prevedere quale sarà la diffusione dell'epidemia. Ovviamente questo non vale solo per le malattie infettive come le pandemie, ma vale per molti molti altri campi in cui è importante poi cercare di dare delle indicazioni quantitative sull'uso dei vaccini, su quali sono i migliori metodi per l'eradicazione di alcune malattie e così via. Ora, per fare questo, quello che abbiamo fatto, cioè cominciato a costruire una decina di anni fa, e qui è una collaborazione nuova tra gli Stati Uniti, la Fondazione ISI, l'INSERM in Francia, ci sono moltissimi diciamo, dei protagonisti in questa sala, Vittoria Colizza, Marco Quaggiotto, Paolo Bagliardi, Chiara Poletto, tantissime persone che hanno lavorato su questo progetto. Quello che abbiamo fatto è di costruire fondamentalmente una mappa della popolazione umana, estremamente dettagliata, a livello di una griglia di 5x5 miglia fondamentalmente, mappare tutto il trasporto aereo mondiale, globale, mappare tutti quelli che sono i trasporti
pendolarismo, quindi fondamentalmente tutto quello che è il movimento per andare da una città alla città vicino, che noi facciamo adesso con l'automobile, con i treni, con tutti i trasporti locali. E su questo mondo artificiale, in cui fondamentalmente noi abbiamo 7 miliardi di individui che si muovono secondo un pattern che è dato dai dati, quindi dai dati reali, introduciamo la descrizione fondamentalmente della malattia infettiva. Cioè gli individui, possiamo introdurre quella che si chiama la storia naturale della malattia, cioè il fatto che uno sia in uno stato latente, infettivo, che sia poi diciamo recuperato perché abbia preso delle medicine o solamente per il corso della malattia. Una volta che noi inseriamo questi individui infetti e fondamentalmente lasciamo evolvere il sistema, questo mondo artificiale, come evolve come se fosse un mondo reale, possiamo cominciare a descrivere qual è la diffusione della malattia nel mondo a livello globale e in qualche modo, se abbiamo abbastanza dati che ci arrivano dal campo, nel caso di una vera pandemia, pensare di anticipare il futuro. Ora, questo lavoro, uno può dire, è un tour de force di costruzione, integrazione dati con quello che appunto io chiamerei il computational thinking, quindi questo pensiero computazionale. In qualche modo, come vedete, è una costruzione, poi se mi permettete veramente 30 secondi un pochino più scientifici, in cui abbiamo questi vari livelli di aggregazione dei dati che passano dalla singola mappa di dove viviamo e come viviamo ai vari sistemi di trasporto e poi fondamentalmente la nostra conoscenza della malattia. Questo apparato, diciamo, è stato usato negli anni scorsi per descrivere quelle che noi chiamiamo epidemie storiche, cioè per lavorare su dati di epidemie passate e cercare di vedere, di calibrare il sistema e di vedere quanto fosse efficace. Nel 2009 ci siamo trovati di fronte alla prima vera pandemia dopo molti, molti anni e quindi in qualche modo invece a lavorare in tempo reale sul sistema e quindi a dire riusciamo realmente a fare delle previsioni su questo sul sistema epidemiologico, sulla diffusione delle malattie. E vi voglio far vedere alcuni piccoli risultati. Ovviamente questo come fare queste previsioni è molto complicato, esattamente come fare le previsioni meteorologiche nella realtà poi diventa molto complicato. Bisogna avere dei super computer. Bisogna calibrare il modello sui dati che arrivano in tempo reale in una maniera che non è banale, con un flusso che fondamentalmente, siccome stiamo parlando di sistemi rumorosi, un flusso continuo di dati in cui le previsioni vanno riaggiornate costantemente, e non voglio entrare nei dettagli, però quello che vi voglio far vedere è invece e sui risultati. Questi sono fondamentalmente sull'asse delle Y. Voi vedete la settimana dell'anno, questo è diciamo quello che viene usato in epidemiologia come misura, e sull'asse delle X invece vedete molti paesi dell'emisfero nord del mondo. I dati che voi vedete su questo grafico sono le predizioni in blu che il sistema computazionale ha permesso dell'arrivo dei picchi della pandemia nel 2009. Fondamentalmente quello che il sistema è riuscito a fare è prevedere con 3 mesi di anticipo che la pandemia avrebbe avuto dei picchi in quella settimana per ogni paese. Ora, quello che è stupefacente in questi dati e quello che ci meravigliò avendoli a giugno era che il picco era aspettato 3 mesi in anticipo rispetto a quello che è normalmente il picco influenzale, che è un picco stagionale, che normalmente avviene tra la fine di gennaio, febbraio e in alcuni casi anche marzo. Nella pandemia, in qualche modo, quello che noi prevedevamo era un picco invece tra ottobre e novembre, e questo era qualcosa di, tra virgolette, come si dice in inglese, disturbante, perché qual era l'origine di tutto ciò? Beh, l'origine di tutto ciò è appunto poteva essere tracciata nella mobilità, e adesso, a posteriori, quindi 2 anni dopo, facendo un enorme lavoro di collezione di dati, e qui di nuovo i dati diventano importantissimi, vedete in rosso quelli che sono stati i reali picchi in ogni paese della pandemia.
Ora, come potete immaginare, come vedete, in quasi tutti i paesi le previsioni sono, come si dice, esattamente nell'intervallo di confidenza statistica. In molti casi, in molti paesi in cui tra l'altro ci sono i dati migliori, noi riusciamo a essere realmente a cogliere il picco con la precisione di una settimana. In alcuni paesi uno può essere addirittura, può essere in alcuni casi fuori di una o due settimane, ma come potete immaginare in realtà queste sono previsioni a questo punto che sono estremamente dettagliate, estremamente precise. In qualche modo uno è riuscito in un sistema sociale, biologico e tecnologico, perché sono la nostra movimentazione, l'aspetto biologico della malattia e il nostro comportamento, ad ottenere delle previsioni con mesi di anticipo di quando avremmo avuto il maggior numero di casi per l'epidemia e quindi quando poter pensare di allertare gli ospedali, di poter allertare il sistema sanitario e così via. Ovviamente questo permette anche di valutare l'efficacia delle campagne di vaccinazione. Poteva essere, cioè, era ovvio da questo tipo di analisi, per esempio, che il vaccino sarebbe arrivato in ritardo rispetto al picco pandemico e quindi fondamentalmente non ci sarebbe stato il tempo per fare le grandi campagne di vaccinazione. Quindi in realtà questi sistemi realmente proiettano il futuro e realmente ci permettono di capire e di usare i dati in una maniera che è assolutamente innovativa e assolutamente nuova, cioè l'idea di predire un sistema sociale. Ci permette anche di trovare, e di nuovo questo è veramente un minuto, di ritrovare questa mancanza di pensiero lineare, perché ovviamente quando io vi racconto questa storia tutti voi direte: bene, mi stai dicendo che la componente fondamentale della diffusione delle malattie è la mobilità delle persone. Beh, abbiamo subito la ricetta per limitare la diffusione delle malattie, basta limitare la mobilità delle persone. Certo, se applico il pensiero lineare, se io restringo del 50% la mobilità delle persone, dovrei avere un rallentamento dell'epidemia tale che non mi pone più dei problemi, posso sviluppare i vaccini e così via. Beh, voi vedete in questa tabella che facendo l'esercizio computazionale, cioè simulando questi scenari di riduzione del traffico mondiale, qui stiamo parlando del 50% del traffico mondiale, qualcosa che è già non praticabile, perché fondamentalmente manderebbe in bancarotta tutte le compagnie aeree del mondo, solo per dire il più piccolo degli effetti economici. Come vedete, in realtà il 50% di riduzione della mobilità mondiale corrisponde a un ritardo della pandemia di 4 giorni e ad un ritardo fondamentalmente un taglio della mobilità del 90%, un ritardo della pandemia di 2 settimane. Quindi fondamentalmente non c'è questo effetto lineare, c'è un effetto assolutamente non lineare, io congelo il mondo eppure la pandemia continua a galoppare. Ora, per capire questo in maniera tecnica c'è una serie di dettagli e bisogna sviluppare delle matematiche appropriate, ma in realtà le simulazioni, il pensiero computazionale immediatamente ci danno questo messaggio. L'ultima cosa, ovviamente questo tipo di pensiero e di metafora può essere usata in sistemi che sono molto molto diversi da quelli epidemiologici e biologici, ma parliamo quindi per esempio di epidemie nello spazio sociale. Quando parliamo di epidemie nello spazio sociale parliamo di epidemie, appunto l'epidemia della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, dell'interesse nei gruppi di interesse in tutti quelli che sono i social network e così via. Ovviamente in questo caso lo spazio geografico, le interazioni tra persone vengono rimpiazzate da uno spazio concettuale che è quello delle comunità, dei gruppi, delle persone che interagiscono. Però in qualche modo possiamo usare la stessa metafora. Questa per esempio è una mappa che abbiamo ottenuto degli scambi di Twitter, in cui noi guardiamo su Twitter fondamentalmente chi segue chi e chi menziona chi per alcuni specifici hashtag che fondamentalmente riguardano la politica negli Stati Uniti. Facendo una semplice mappa di questo si vede che il sistema Twitter si divide in due galassie che ovviamente rappresentano
il Partito Democratico e il Partito Repubblicano negli Stati Uniti. Come vedete, c'è tutti i legami in blé, sono i followers di queste due aree, e poi ci sono le menzioni in arancione, cioè il fatto che io menziono qualcuno del campo opposto. E ovviamente automaticamente noi abbiamo una visualizzazione di questo universo assolutamente chiara da quelle che sono delle le interazioni sociali in un grande sistema sociale. Queste sono le cose di cui Alan vi farà, il prossimo speaker vi parlerà e in maniera molto più dettagliata e con molti altri esempi di come lui è riuscito attraverso Twitter addirittura a ricostruire, diciamo, i sentimenti di una nazione. Ma questo ci permette di capire qual è il potere dei dati e qual è il potere non solo predittivo, rappresentativo, ma realmente anche di comprensione della società e del mondo che ci circonda. E io lo voglio realmente dire, noi stiamo vivendo una rivoluzione scientifica assolutamente eccitante, assolutamente questa, siamo in una era completamente nuova che per me, per trovare un momento scientifico di questo tipo bisogna andare all'origine della meccanica quantistica ai primi del Novecento, qualcosa che rivoluziona così il nostro modo di vedere e fare scienza. Vedo che non dobbiamo chiudere fondamentalmente. Io ho veramente solamente questa slide per far vedere, solamente per menzionare qual è il problema. Il problema grande che noi abbiamo adesso è quello del feedback circolare, ovvero fino adesso io non vi ho parlato di una cosa, ho fatto una metafora tra meteorologia e la predizione dei sistemi tecnosociali. C'è una differenza fondamentale. Quando noi prediciamo la traiettoria di una tempesta, la tempesta non si interessa assolutamente alle nostre predizioni. Se noi prediciamo i sistemi tecnosociali, se noi prediciamo l'evoluzione di una pandemia, se noi prediciamo una crisi sistemica nel mercato, ovviamente la nostra conoscenza di questa informazione cambierà l'evoluzione del sistema. Quindi stiamo parlando di predizioni che in qualche modo sono all'interno del sistema stesso. E questa è una sfida scientifica nel campo dei grandi dati che è enorme, perché vuol dire riuscire a creare dei sistemi che si autocorreggono in tempo reale, in una maniera molto, molto, molto innovativa. Alessandro, vogliamo tenerci questo argomento, visto che abbiamo una tavola rotonda? Prego, tanto un saluto a Alessandro Espignani, grazie a voi. Via. Abbiamo una tavola rotonda dopo, quindi dopo ti richiamiamo. Però perfetto, aspettiamo lì. Perfetto, vai.